mai creduto all'idea del divo, sono tanti anni che faccio questo mestiere. E i divi sono stati molto importanti nel mondo, abbiamo avuto anche noi i nostri divi, Paolo Brigida, Sofia Loren, la Magnani, insomma, quelli si possono considerare divi. Uno degli ultimi successi è arrivato lo scorso anno con il film I Fratelli De Filippo. Compie oggi gli 80 anni Giancarlo Giannini. Star del cinema mondiale, è nato il 1 agosto 1942 a Pitelli, nel comune della Spezia. Nel 1952 si trasferisce a Napoli e poi a Roma. Esordisce in teatro a soli 18 anni con In memoria di una signora amica di Giuseppe Patroni Griffi, accanto a Lilla Brignone. Esordisce nel cinema nel 1965 nel film Libido e raggiunge la popolarità nel ruolo di protagonista dello sceneggiato televisivo David Copperfield. Comincia quindi la lunga serie di successi e la collaborazione con le più grandi star del cinema: Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Al Pacino e non solo. Nel 77 la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista per Pasqualino Sette Bellezze. Nel 2009 Giannini ha ricevuto una stella sulla Italia Walk of Fame di Toronto. Gli americani hanno ancora